ragazzi, come va? Io bene, sono tornato a casa da poco e ho anche lavorato, sono andato al bar, ho fatto tutte queste robe e adesso ho un po' di roba da sistemare. Prometto anche che la settimana prossima, l'altra, cioè giuro, appena ho due giorni liberi, tutti pupazzi li porto a qualcuno che magari sorriderà. Quindi, allora, devo trovare l'appoggio per il telefono. Sì, sono stanco. Oh sì. A parte, ragazzi, io vi avverto, a breve capelli a zero, non ce la faccio più. Basta. Non ce la faccio più. Cosa vi raccontate? Allora, sono sceso a Roma giovedì scorso la sera e sono andato abbiamo cominciato a registrare venerdì. E ragazzi, non perdetevi la puntata sabato sera, perché sarà qualcosa di magnifico, giuro. Sarà qualcosa di magnifico. Io penso a quello che è successo e rido ancora, perché proprio è... Non lo so come verrà montata, se ci sarà anche del backstage o altro, però tutti i momenti sono qualcosa di unico. E quindi abbiamo registrato venerdì, sabato, domenica e ieri, e stamattina ieri sera abbiamo fatto una cena un po' tutti quanti assieme e stamattina sono tornato a casa e adesso devo fare un po' di robe qua a Verona e poi vabbè, solito fine settimana. Credo volevo andare via qualche giorno, magari settimana prossima, vediamo, quella dopo, dipende. E a Roma c'era il sole, a Verona c'è grigio, quindi l'umore cambia un po', però vabbè, devo lavorare, quindi anche se fosse il sole comunque rimarrei sempre chiuso, non vedrei fuori. Cosa mi raccontate? Io bene. Diciamo che ho un sacco di altri impegni da cui pensare, quindi ho sempre la testa che macina idee, impegni e ste robe. Non ho tempo di pensare a niente, quindi va ben così e sono... L'importante è essere positivi nella vita, ragazzi. Cazzo me ne frega. Cioè, se pensiamo all'universo intero, cioè se noi ci guardassimo da distantissimi siamo niente, cioè siamo grandi così, non valiamo niente, quindi bisogna prenderle per quello che è, bisogna prenderle per quello che è i momenti, sempre positivi, bicchiere pieno e via, andare. Ciao Ida! Allora, ti volete chiedermi qualcosa in particolare? Devi essere sempre positivo, ma siamo sempre positivi, ragazzi, bisogna ridere, cioè se dovete imparare a ridere, andate a fare un corso da Idarella 78, che vedo che anche online mi sta salutando, oppure da Fede Greg scemo, e con loro vi assicuro che divertimento assicurato. Se l'importante è circondarsi sempre di persone che vi fanno ridere. Se Ida, ti amo anch'io un sacco. Quindi
torniamo a, a discorsi un po' più seri. E mi spiace leggere tante cattiverie, ma soprattutto le cattiverie, quelle che entrano un po' nel personale, la gente non, cioè la gente puoi non farsi caso, però non è bello, cioè magari le persone dovrebbero fermarsi a, a, a dire magari un complimento, e per come sono abituato io i, le cose che non mi vanno manco le dico, però ci può stare e ognuno ha il suo pensiero, però entrare nel personale non conoscendo magari tante vicende, tante cose, mi sembra boh, mi sembra un po' anche ignorante tutta, tutta sta, sta roba che si è creata intorno, e vi assicuro che per quanto possa essere comunque una persona possa farsi scivolare addosso certe cose, altera l'umore, ti altera l'umore, infatti io non leggo più, io non leggo più niente, cioè leggo quello che mi fa sorridere, il resto non me ne frega, basta. E siamo, lo dico una volta, siamo due persone grandi, siamo due persone che non siamo più piccolini, quindi riusciamo a, a, cioè forse anche essere più razionali, non so nemmeno io come, come definirla sta cosa, però fa parte tutto di, della vita, nel senso due persone si conoscono, magari tanti punti di non, non si trovano e niente, non, non vedo perché due persone per forza di cose debbano, cioè, fingere, basta parlarsi, basta essere chiari, e la felicità comunque si, cioè, si può, tutto, tutto normale, non è che siamo pazzi che da un giorno all'altro, abbiamo fatto sempre delle valutazioni insieme, ci siamo parlati, due caratteri diversi, due dei punti di non incontro su tante cose e niente. No, queste spiegazioni è per dare una volta per tutti, ragazzi, perché mi, vedo che me lo state chiedendo. Quindi lo dico, ma proprio perché davvero tante volte ci si mette lì con la cattiveria, non capisco perché bisogna essere cattivi, cioè fatevi una risata ogni tanto, non dico a tutti naturalmente, però quei 4-5 profili fake ovviamente che non hanno neanche il coraggio di mettere la faccia, dai su, non facciamo finita di fare i bambini deficienti, e anzi se avete questi problemi secondo me siete messi gran male, se, cioè se voi vi soffermate ad insultare la gente non conoscendola, siete messi malissimo, ragazzi. Ovviamente sostengo sempre le pagine che sostengono e vi mando sempre un bacio enorme perché siete uniche. Poi devo dire che tutte sono, cioè mi fanno sorridere, però in particolare devo dire che le distrutte sono qualcosa di unico, ma sperate che cazzo vi inventate tutte quelle cagate che scrivete, cioè, io che penso di essere abbastanza fantasioso non ho le vostre idee, giuro, e anche le Clarios House. Ah, una cosa, domani sera vado a cena con due fans, prima volta, ragazze, prima volta che vado a cena con due fans, mi hanno invitato e ho accettato, e vabbè, sono delle ragazze di Verona e niente, quindi vado a cena con loro e il resto sempre nessuna novità. Che è che... Sì, le distrutte di Clario, ragazzi, sono... Insomma, le distrutte di Clario, le Clarios House. E... No, no, così esagerata. E... Don't facile... Prendo a pagare... come dei calciatori di Serie A,
Iclario Regnano, Team Lessonine, le Bariste del Sona, adoro anche loro, dai, tutte quante. E no, davvero fate sorridere da morire. E niente, adesso volevo andare in palestra, ma non ho tempo, devo fare fra un quarto d'ora un appuntamento, quindi stasera sono a cena con i miei amici, dopo un po' di tempo vado a cena con loro, così li vedo, sto un po' con loro. E oh ragazzi, io sai cosa sto sperando? Di passare un'estate fantastica. C'è già primavera, deve essere fenomenale, e l'estate quest'anno. Alison Silva, bacio grande a te, e io voglio passare un'estate di quelle indimenticabili. Se, giuro, quelle che rimangono nella storia. E a me piace un sacco il mare, però anche le camminate in montagna non le disdegno, eh. Quindi farò un po' tutto quanto, però il mare sarà mio. Ovviamente, se avete qualche consiglio da darmi, no, a parte che ho ricevuto anche un sacco di inviti per andare in mare con qualcuno di voi che mi ospita. Devo anche lavorare però. Beh, torniamo sabato sera. Stavo dicendo che abbiamo registrato questi giorni, eravamo in tantissimi fra l'altro a registrare, e ci siamo divertiti perché abbiamo fatto un gruppo mega enorme e ci siamo divertiti davvero tanto. Ho conosciuto persone che magari fino a poco fa non avevo mai visto, e devo dire che tutti si sono rivelati proprio ottimi compagni di divertimento, e quindi è stato anche un dispiacere lasciarli ieri sera, ma comunque ci rimarremo in contatto sicuramente. E non posso svelarvi altro, cioè quello che avete visto nelle varie anticipazioni è l'unica roba che potete sapere, e sabato sera guardate la puntata. Ovviamente se perderò qualcuno dovrà pagar pegno, non faccio nomi, ma qualcuno dovrà pagar pegno, cioè, anche perché ovviamente c'è tutto un lavoro dietro le quinte, quindi, e non so perdere. Il problema è questo, che io non so perdere. Vedremo sabato. Claudio da Amici hai cantato, sabato vedete ragazzi. Sappiamo già che avete perso, ah molto bene, ah quindi si sa. Credo di... ah no, non posso dirlo. Non sono capace di star zitto. Io mi sento un vincitore comunque, anche se ho perso, mi sento comunque un vincitore. Sì, ma sapete già tutto quanto, noi abbiamo detto che non si poteva dire niente, sapete già tutto praticamente. Anche io sabato sera sarò a far serata ad Arezzo. E però ho già chiesto di arrivare all'hotel prima, perché voglio mettermi tipo sul letto alle 9, e fino all'arrivo fino a quando non mi chiamano in discoteca voglio guardarmi la puntata, perché ci sarà un sacco da ridere. Io non capisco niente anticipazioni, stavo da che si leggono queste anticipazioni. Io vedo solo le foto che mi taggate in alcuni trafiletti che parlano di anticipazioni. Comunque, prepariamoci per l'estate, si spacca ragazzi, questa estate è nostra, ce l'abbiamo in pugno.
Sì. Voglio non star mai fermo, mai. Chiede che devo salutare Alessia Lick. Saluto, vi saluto tutti ragazzi, davvero, vi saluto tutti, grazie sempre. Siete fortissimi, grazie. Magari questi giorni potrei organizzare la diretta di quelle fatte spiritosine. Sì, ve l'organizzo, giuro. Promesso, organizzata. Ciao. Sono troppo un buffone. Io dovevo fare l'animatore turistico. È che quando potevo partire per farlo, il mio cane adora la tua voce. E quando potevo farlo, poi riuscito ad aprire il bar, ma tornassi indietro, io partirei tipo in mare 12 mesi all'anno, e mare, animatore turistico, festa sempre, gente che si diverte in vacanza spensierata, che non hanno tagli per la testa, che c'è proprio gente spensierata. Io dovevo fare animatore turistico, mai dire mai nella vita, però io, a me piace intrattenere un sacco. Cioè, mi piace vedere le persone che si divertono, perché mi diverto anch'io.